Kylian Martinet, meno di un mese alla Coppa del Mondo, ultimi preparativi, innevamento fantastico, come procedono gli ultimi lavori? Sì, per fortuna è arrivata la neve dopo un inizio di stagione un po' difficile. Adesso le temperature sono un po' alte, però dovrebbero tornare in ribasso a breve tempo. Speriamo. Comunque la pista è completamente innevata, la stiamo lavorando, stanno lavorando i gattisti. Toglieremo i cannoni dell'innevamento a breve lungo la pista per procedere con le protezioni, quindi reti, materassi. Poi dall'11 febbraio arriverà la televisione, inizieranno a tirare il cablaggio, quindi a sistemare tutte le posizioni sulla pista. Ci saranno 22 telecamere in pista. E abbiamo chiuso oggi il form per diventare volontario. Abbiamo avuto più di 180 adesioni da parte di persone che chiedono sia dalla Valle d'Aosta ma anche da fuori, e inizieremo a selezionare le varie necessità per il parterre e per anche la viabilità, mentre per quanto riguarda la pista, come volontari siamo a posto, diciamo. Una pista che si preannuncia come forse la più difficile mai affrontata dal settore femminile. Esatto, dicono proprio che sia la più difficile per quanto riguarda il settore femminile e una delle più belle per quanto riguarda invece quello maschile. Sono stati disputati negli anni scorsi i campionati di Coppa Europa e le finali di Coppa Europa e è stata molto apprezzata la pista perché è molto tecnica e difficile. Speriamo che sarà sicuramente difficile per le donne, però speriamo che sia apprezzata allo stesso modo. Una tecnicità della pista che potrebbe premiare l'atleta di casa Federica Brignone. Federica è molto portata per diciamo, l'aspetto tecnico, quindi lei correrà solo nel Super Gigante di domenica 21 febbraio e le caratteristiche dovrebbero essere favorevoli a lei, quindi speriamo in bene perché l'atleta di casa fa sempre piacere. Coppa del Mondo che mancava in Valle d'Aosta da 26 anni. Mancava da 26 anni, infatti l'ultima Coppa del Mondo disputata è stata a Courmayeur nel 1990. È stato un Super G, ha vinto da Zur Brügge, se non sbaglio, in italiano è arrivato terzo Lungaldir, quindi l'attesa è tanta e siamo contenti di poter ospitare di nuovo una manifestazione di questa portata. Un consiglio per chi volesse venire ad assistere qui alla Twil a queste due gare? Sul sito www.latwil.it si possono trovare tutte le informazioni nella sezione Ski World Cup. A breve inseriremo anche una mappa del paese per informare coloro che sono interessati a venire come muoversi sia in macchina e sia per raggiungere il parterre a piedi, quindi ci saranno anche varie indicazioni come mail per richiedere informazioni scritte oppure numeri di telefono, quindi siamo disponibili a qualsiasi chiarimento. Per cui appuntamento il 20 e 21 febbraio qui alla Twil. Vi aspettiamo la Twil il 20 e 21 febbraio per la discesa libera e Super G.